Procuratore di Rello ha condannato di mafia di facciata, troppi cortei, dice non servono queste manifestazioni. Un giudizio condivisibile questo? Ha fatto un discorso molto articolato, credo non sia giusto spezzettare un discorso molto approfondito, molto attento, ricco di esperienza che contraddistingue il suo ruolo, la sua funzione, e ho trovato un'analisi complessivamente condivisibile. I cortei servono le fiaccolate, tutto ciò che fa parlare di lotta al crimine organizzato, alle mafie, alla corruzione è sempre utile. L'abbiamo sempre detto, non è sufficiente l'azione repressiva e di controllo del territorio, ma è assolutamente necessaria, così come non è sufficiente ma è assolutamente necessaria la ribellione civica, le denunce, come sono utili alla fine anche le segnalazioni anonime quando non ci sono le denunce, cioè tutto è utile. Quello che mi sembra di segnalare però che non ci troviamo di fronte a un'emergenza criminalità nella nostra città, quindi evidentemente qui si sta facendo un lavoro importante tutti, da quelli che fanno le fiaccolate, al sindaco, alle forze dell'ordine, agli enti di prossimità, alla magistratura, alla cosiddetta società civile. Io credo che la città abbia scelto, che non significa che la città ha vinto, ci sta ancora un controllo del territorio del crimine che può diventare più asfissiante. Ci sono dei segnali che preoccupano, però c'è quella complessiva maturità che oggi la stragrande maggioranza dei napoletani avvertono come nemici della città e non solo nemici delle vittime, quelle che fanno un attentato dinamitardo, una rapina o piuttosto un omicidio, ma il calo clamoroso degli omicidi del 2018 è un dato anche molto significativo di quanti passi in avanti anche da un punto di vista giudiziario si stanno facendo non solo nella nostra città, ma direi in tutto il distretto di cui oggi si è parlato, perché poi oggi non si è parlato solo di Napoli, bisogna sempre leggere con attenzione le relazioni, perché una cosa è Napoli, altra cosa sono altri comuni, altre province, insomma la situazione cambia molto anche se ti allontani di 50 km. Però ha anche evidenziato la necessità che la città chiamata legittima recida i rapporti con quella illegittima. Ritiene che ci sia ancora una parte di città della borghesia napoletana che ha troppi rapporti, diciamo, con quella parte di città che è, diciamo, succube della criminalità? Mi è piaciuto molto il passaggio in cui ha parlato di borghesia camorristica. Mi è capitato non raramente, sia da magistrato ma anche adesso che faccio politica e da sindaco, di parlare di borghesia mafiosa, e certe volte ho avuto anche delle risposte un po' piccate di qualche pseudo intellettuale anche che si è sentito evidentemente, non so per quale motivo, tirato in causa, perché io penso solo uno che non condivide un'analisi di questo tipo, come dire, perché si deve sentire tirato in causa. Io condivido molto quel passaggio, anche quando facevo il magistrato e oggi faccio il sindaco. Quello che fa più paura per le radici della democrazia non è tanto la camorra di strada, ma è la camorra da salotto, la camorra che investe, la camorra che si fa politica, che si fa istituzioni, e la camorra che si fa certe volte anche organo di controllo, che forse è quello che oggi sottolineerei, che mi inquieta moltissimo da ex magistrato e da uomo delle istituzioni oltre da cittadino, l'aumento, questo sì davvero, numeroso dei casi di collusioni e opacità all'interno della magistratura, questo dobbiamo dire, quindi evidentemente c'è un po' un fallimento reiterato negli anni degli organi di controllo, mi riferisco al Consiglio Superiore della Magistratura. Io mi auguro che il Consiglio appena insediatosi, dove tra l'altro ci sono anche importanti, autorevoli e bravi magistrati napoletani, sappia invertire una rotta, perché non è si può invertire quella rotta, altrimenti passa anche un po' l'idea che non si ha più fiducia negli organi dello Stato, e questo è devastante. Io, siccome faccio anche il sindaco di strada, come voi sapete, e più di una volta cerco di convincere le persone a denunciare. Mi capita spesso parlare, anche in questi giorni, e non raramente mi sento dire ma non è che abbiamo poi fino in fondo così troppa fiducia che alla fine venga tutelato più la vittima anziché il presunto colpevole. Quindi è un tema molto complesso, però borghesia camorristica, borghesia mafiosa è un termine che lo trovo assolutamente condivisibile.